Continua il periodo nevoloso del Napoli che, nonostante una pressione quasi continua, non è riuscito a piegare la resistenza di una Sampdoria certo non trascendentale. Gli azzurri iniziano di buona lena e al quarto Boccolini colpisce da lontano la traversa con un bel sinistro. Il portiere più impegnato doveva risultare Cacciatori, che vediamo respingere, sempre brillante e che ha ravvivato un'antica tradizione sampdoriana sul terreno partenopeo. È stato però Carmignani, in almeno due occasioni, ad essere chiamato ad interventi decisivi. Al 19esimo, infatti, ricevuta la palla dalle retrovie, Saltutti, che si sarebbe rivelato il più pericoloso tra gli ospiti, evita Landini, che aveva mancato l'aggancio, e si presenta solo in area. Miracolosa la deviazione di Carmignani. Il gioco azzurro diventa nervoso, anche per l'uscita dell'infortunato Orlandini, e gli avversari sono abili a controllarlo abbastanza bene, lasciando raramente la possibilità del tiro. All'inizio della ripresa, per la seconda volta, la Samp costruisce un'azione da gol sventata da Carmignani. Ribattuto di piede, il pallone passa da Bedin, uno dei migliori tra i suoi, a Tuttino, che sfrutta un'indecisione dei difensori napoletani, e infine è preso da Orlandi, che spara fuori. Il forcing azzurro si accentua, producendo numerosi calci d'angolo e altrettanti tiri in porta. Dopo il colpo di testa di Savoldi, ecco un rasoterra di Braglia parato in tuffo. Ma all'11esimo l'insidioso Saltutti, ben lanciato, piazza una legnata che Carmignani, distendendosi, manda ad un soffio oltre il fondo. Interrotto dalle puntigliose folate in contropiede dei Liguri, il Napoli torna ad assediare la rete di Cacciatori come in questa lunga mischia. Giuliano esce vittorioso dal tackle e centra, ma Cacciatori è bravissimo ad anticipare massa. L'estremo difensore ancora di scena nelle ultime battute, col Napoli proteso inutilmente alla ricerca della vittoria.